lasciato continuare in questo caso Luci. Beh, anche giustamente, anche se questo per caso va giù, c'è fallo, oltre che fallo anche l'espulsione, forse perché era l'ultimo uomo. Una delle ultime possibilità per l'Inter, 45 minuti e 4 secondi, come vediamo in sovraimpressione, i fischi del pubblico, calcio di punizione vicino al vertice sinistro dell'area difesa da Boccafogli, Jonk pronto alla parabola di destro, ci sono Bergkamp, Pančev, ma anche Battistini, Orlando in area, la battuta di Jonk libera la difesa, Berti e c'è il gol! E l'Inter riagguanta la partita al 90° minuto con quello che è diventato il suo goleador preferito, cioè Nicola Berti. Un attimo di disattenzione, ormai consideravano la partita, ha ragione da arrabbiarsi il portiere perché nessuno faceva la barriera su questo calcio di punizione, poi nessuno ha coperto il limite dell'area e Berti ha potuto calciare in assoluta libertà. Questa è frutto probabilmente anche di tutti i cambiamenti che ci sono stati, allora più nessuno o molti dei presenti in campo non avevano più delle disposizioni tattiche precise. Bella l'esecuzione di Berti, qualche colpa anche da parte del portiere che si fa trafiggere sotto la pancia, però direi che Berti ancora una volta dimostra la sua coordinazione anche al 90°. Sicuramente un buon momento per Nicola Berti, che fino ad ora aveva segnato 5 gol in amichevole in questa fase di preparazione, questo è il sesto, e diventa miglior marcatore della formazione nell'Azzurra scavalcando di una rete Dennis Bergkamp, che rimane fermo a quota 5 almeno per il momento. L'apertura di Jonk per Orlando, a vedere, riceve Pance, è attaccato da Peluffo, poi da Momio che spara lontano, calcio di punizione per l'Inter per il fallo ai danni di Darko Pančev, 46 minuti e 40 secondi, non ci sta Peluffo che scuote la testa, rivediamo Pančev che si era già liberato della palla e poi ha ricevuto l'attacco di Peluffo, è pronto Jonk alla battuta, di nuovo uno spiovente in area, libera Baioni, poi lo stesso Peluffo, Cordone, poi Campistri si trascina la palla in out con le mani, è pronto Antonio Paganin e c'è il fischio finale. Dunque dopo 47 minuti e 13 secondi della seconda frazione di gioco, Luci manda tutti negli spogliatoi, il risultato finale 1-1 tra Inter e Livorno.